ho passato gran parte dei miei primi 25 anni di vita in treno, quindi leggere è stato davvero importante. Io credo in generale che sia uno strumento per trasformare un tempo sospeso, un tempo di attesa, in un tempo in cui fai qualcosa, in cui cresci, in cui scopri delle cose, in cui ti diverti. Divertirsi, no? Cambiare strada, etimologicamente divertirsi, prendere una strada laterale, andare da un'altra parte, pur rimanendo qui. Alice nel Paese delle Meraviglie, sicuro. Il malato immaginario di Molière, Alcesti e Le donne in Parlamento. In ostetricia, una lettura per l'ostetricia, Donne in Parlamento di Aristofane.